Per quanti giorni sentirò male? Quando posso iniziare attività fisica e fare la doccia? Allora, per il dolore, sappiamo che esiste una notevole variabilità soggettiva. La mastoplastica additiva sottomuscolare, bisogna incidere una parte del muscolo, è più dolorosa. La mastoplastica additiva sottoghiandolare è meno dolorosa, poiché la ghiandola viene solo scollata dal muscolo e il muscolo non è inciso. Fatta questa differenza, che è sempre vera, esistono donne che la sera dell'intervento vanno a casa con una mastoplastica additiva sottomuscolare, quindi con la più dolorosa, e hanno una vita abbastanza normale, magari 2 giorni dopo, 3 giorni dopo si riprendono. Altre donne che invece con una sottoghiandolare tendono ad essere un pochino più doloranti. Ora, posso dirvi che nella media delle pazienti, io dico una settimana dovete stare un pochino tranquille, anche perché c'è sempre il rischio di un sanguinamento, i primi giorni magari c'è il drenaggio, e quindi questo impedisce anche una normale attività motoria, i drenaggi si tengono nascosti, attaccati alla cintura, si può girare per casa, i bambini non la vedono, però insomma un impedimento c'è. Il dolore quindi si controlla con gli analgesici. La maggioranza delle mastoplastiche additive oggi si possono eseguire in day hospital ed è chiaro che non si può mandare a casa di notte nel proprio letto una paziente dolorante. Se così fosse sarebbero tutte sempre ricoverate. Bene, la ripresa normale quindi. Il bagno, la doccia. Allora, noi normalmente diciamo una volta rimossi i punti. Perché? Perché l'acqua del lavaggio potrebbe contaminare la ferita e la ferita contaminare la protesi. Qualcheduno è magari un pochino più ottimista e fa lavare le pazienti, fa la doccia anche prima. Qualcheduno invece è ancora più prudente. Io dico che finché ci sono i punti è meglio, finché quindi la ferita non è completamente cicatrizzata. La ripresa sportiva. Beh, una protesi soprattutto sottomuscolare necessita di qualche settimana in più per la ripresa. Un'attività sportiva in cui si usano le braccia, diciamo dai 15 giorni ai 30 giorni. Dopo un mese tutta la vita deve essere ripresa normalmente. Qualche paziente la riprenderà anche prima dei 15 giorni. Quindi esiste una notevole variabilità, ma tecnicamente pochi giorni, non poche ore, ma pochi giorni.